Compleanno ultracentenario, sono ben 102 le candeline che oggi pomeriggio la signora Bianca Zandri, come ogni anno, ha spento insieme a noi che, incuriositi, abbiamo cercato di carpire qualche segreto. Tutti e niente, ce n'è manco un, boh, nessun segreto, tutta roba naturale e normale, boh. Quei segreti a mezzo, tutta roba naturale, tutta roba di campagna, la nostra, che facevano le case nostre, ognuno c'aveva l'orticello, ognuno c'aveva il per sua, e allora si mangiava così, si andava a cercare adesso l'antipasto e quel prima e quel dopo e per calea, per crescere, e non usava quella roba quella. Una lucidità mentale sorprendente. Bianca è una persona molto attiva e partecipe, ma soprattutto la sua allegria e simpatia sono veramente contagiose. L'età quella, alla nostra, ce n'era poche anche di ragazze. Se ce n'avevi un già, era qualcosa. E non è come adesso, che ogni minuto cambia il muroso e marito tutto. Invece quella volta una cosa seria era quella. Ti piaceva un ragazzo, era quello da tirare avanti, capite? E non c'avevi altri aspetti, altri progetti. E adesso è tutto diverso, non so. Fin da giovane ha sempre abitato in via Giordano Bruno, a Fano, e dopo aver perso i genitori da piccola, ha lavorato in filanda, occupandosi in prima persona del resto della famiglia. Io a 12 anni andavo in filanda, perché eravamo senza padre e senza madre. C'erano morti i genitori. Mio padre è un incidente, mia madre la clavolta c'era il TBC, poretta, 40 anni è morta. Dopo mio padre ha avuto l'incidente col terremoto del 30, lavorava in un palazzo, in due rimi da casa, è caduto da in alto e morto subito la sera. E allora ancora tanti auguri Bianca, e ovviamente ci vediamo tra un anno. Noi giovani, quali consigli, che consigli ci dà per arrivare così come lei? Saboni. Sinceri, lavoratori, se c'è il lavoro non c'è adesso magari, ma almeno la vita buona, sana, no quella da adesso, solo la ruba, pensano tutti, ha fatto tutti i soldi a ruba, ecco come si fa, alla notte invece da dormire vanno tutti a ruba, la marita, ma se la moglie, ma se mai più lì, ecco che quella è la vita adesso, eh? Ma a voi te le piace questa, no? Gli auguri a tutti di star bene ed essere buoni e onesti.